planari, andare a visitare. Guarda un po' anche a Nadare, c'è un Bruna, la nostra Bruna, dico a Nadare, c'è sempre la nostra Bruna. Io sono sempre qui perché se non stavo qui sono stato male a casa. Io ho fatto il Santo Natale ieri con i miei nipoti, con il mio figlio. E oggi sono qui perché le mie nonnine senza di me non può stare. Perché io le faccio sorridere, le faccio cantare. In quanti siete qui, pranzo, In quanti siete qui? Rimane un po' più distante. In quanti siete qui? Una settantina qui. Settantina? No, no, questi come ospiti, ma che del volontariato come te. Oggi non lo so se viene qualcuno, ma penso di sì, dopo pranzo. Quanti oggi siete, c'è solo uno. Tre o quattro? Sì, verso per la cena. No, dico, quanti siete del volontariato di solito? Siamo una diecina. Una diecina? Beh, va sì, bene. Sì, una diecina, no, no. Siamo parecchie e sono tutte brave. Che volontariato è il tuo? Il mio è dell'Irce. Dell'Irce, proprio? Sì, prima sono stata 15 anni con la Croce Gialla. E poi sono venuta qui perché c'è bisogno di stare qui, perché ormai mi conosce tutte loro e loro è contenta. Quando mi vede mi strambiccia di qua di là perché mi tiene a posto il cervello e sono molto contenta. E sono contenta che sei venuto te, che hai fatto questa visita, mi hai intervistato. Ma io ogni anno fai l'intervista. Non fa, bravo. Tanti saluti a tua moglie e a tutti i tuoi figli. Adesso riprendiamo un pochettino, visto che c'è pure... Beh, questo è il reparto autosufficienti, no? Sì, 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 sopra invece c'è. Quanti sono gli anziani che rimangono qui? Tanti, penso. Qui una settantina, di sopra dopo non lo so. No, che non vanno a casa. Che non vanno a casa solo 3 o 4 o 5 persone, non tante. Che c'è pure Adele? Signora. C'è pure Adele. Un po' di... Guarda un po' chi troviamo qui, Adele. Natale passi qui. Tanti auguri, purtroppo mio figlio sta in Inghilterra per un anno sabbatico di lavoro. Matteo è venuto ieri qua a farmi gli auguri, dice nonno devo andare da mamma che non vedo da un sacco di tempo che sta a Milano la madre. Perché i genitori si separarono, quindi la mamma vive. Che ci avete da pranzo? Sinceramente non lo so, mi hanno detto che ci sono molti antipasti. Sì. Mangiamo alle 11:30, penso un po'. Di solito quando mangiate? Di solito alle 12:15, meno 10. Oggi per cominciare prima. Sì, perché è più lunga la digestione. Sì. Signora, buongiorno, io sono di Radio R. Passa qui Natale? Io? Sì. Lo sai chi sono io? Si venga a sedere vicino a me. Lo sai chi sono? Sì. Sono delle Pontempia, sorella Maria. Sorella? Del Maria. Ah, come no? Sono qui. Il parecchio che sta qui? Un anno e il 28. 28 dicembre. Si trova bene, dirci? Dì la verità, sì. Eh. Diciamo sì, via. Ecco, beh. Diciamo sì perché? Perché c'è certe cose che non posso dire alta. Vabbè, non lo diciamo. Diciamo che potrebbe andare meglio. C'è il suo socero? Sì. Ecco. Ma il mio socio anzi è tenuto benissimo qui. Sì, no, voglio dire se purtroppo sta molto male. No, se mette un attimo se è perché io sono con la telecamera non posso spostarmi tanto, se no. Se non te riesco a inquadrare. Se vieni, mi devi pure fare la fotografia, non sono io. Sono fotografica. Sto vicino alla camera quasi per su quella salita. Se la camera mia gli posso dire qualcosa, però adesso non ho intenzione di. Va bene, va benissimo, non si preoccupa. Bene, io ho 70 anni, tutti vecchi. Posso incontrare lei? È giovane lei? Sì. Ha ragione. È giovane. E va bene. Allora, va benissimo. Qui vedi, ci sono... questa è la cassa dei riposo. Questa è Bruna che Bruna, sì, passa buona parte della giornata qui. Telefona spesso. Eccola qua. Se mi volete bene vengo sempre, se mi volete bene, ma penso mi volete bene tutti. A me non mi fa niente. La modestia è stata sempre il tuo forte. È la vita. Qui fare un giro qui per la casa di riposo per sapere un po' come si passa il Natale oggi. Cosa fate? Lo passiamo bene? Benissimo. Lo passiamo bene, vero? Il Natale lo passiamo bene? Sì, il Natale lo passiamo bene.
Speriamo. Speriamo, come no, come no. Se la vigilia è passata qui, Natale... Certo, ha ragione. È parecchio che state qui? Di tempo? Tre anni e mezzo. Un anno e mezzo? 3 anni e mezzo. Ah, 3 anni e mezzo. Come si trova, signora, qui, a casa di posto? Sta bene? Aspetta, Anna. Aspetta, signora. Ah, passi, passi. Ah, sì, mentre tranquillo, passi. Tranquillo, tranquillo. Mentre passa, terzo villa. Ecco Carla. C'avevamo anche l'infermiere che fa il turno di Natale qui. Quanti siete infermieri qui? Siamo tristi e la signora che ci aiuta, ci dà una mano, insomma. A turno, modo. Quindi state tutta la giornata. Oggi tocca a lei. Oggi tocca a me. Però il Natale è passato qui alla fine. Semplice, semplice, se sta bene. Ti rincuori il cuore. Di martire oggi, vedi? Addirittura, no, per carità. Quanto il Natale ho passato in ospedale. Questo è il nostro Rex. Ti lascia qualche cosa di diverso rispetto agli altri Natali. Tanto... Sì. Vero? E lei... poi è un lavoro che si ama, quindi... è un altro ospite, dopo... della casa di posto. Dopo Mari, Ah, sì, dopo Mari. Abbiamo la signora qui, tranquilla. Noi riprendiamo, non sappiamo se poi... Prendiamo la lei, guarda. Avanti, avanti popoli, con la ricotta. Avete che si sta scatenando. Non è che ci ripia pure lì con le cose che... Chi si può capace, pure che ci metti sul giornale, dopo devo dare conto. Dove? Qua a Prati. Anche tu è Natale qua dentro? Anche tu è Natale qui? Sì, ma come lo fai? Ciao. Ciao, buon Natale. Buon Natale pure a te, famiglia. Ciao. Ti sto ribia. Ah, qui? Stai bene, stai bene. Questa è la parte della sala più luminosa. Señora.